Sul festival della partecipazione appena concluso è scontro in città. Marco De Ponte, segretario nazionale di ActionAid, si era domandato se la città nel suo insieme fosse ancora interessata a continuare l'esperienza del Festival della Partecipazione. Dal sindaco dell'Aquila arriva invece una vera e propria stoccata. Al netto della qualità degli eventi e dei dibattiti inseriti in programma, di cui non discuto, attendo ancora di conoscere in termini di dati e cifre reali quali siano i vantaggi che il Festival della Partecipazione reca al territorio. Questa la replica di Biondi a De Ponte. Biondi, nella replica, ha parlato anche di fondi. Nelle sue prime due edizioni il festival ha incassato, grazie al comune, ha detto, quasi 350.000 euro. Solo lo scorso anno, per l'edizione 2017 sul bando Restart, il festival ha ottenuto 129.000 euro, un contributo ordinario di 50.000 euro. A titolo di esempio faccio presente che la Perdonanza Celestiniana, evento di punta, ha ricevuto un finanziamento di poco superiore. Quest'anno c'è stato un contributo ordinario di 30.000 euro, secondo una rimodulazione complessiva necessaria al contenimento dei costi che ha interessato tutte le iniziative del cartellone estivo, che per il festival ha significato una decontribuzione di 149.000 euro rispetto al 2017. Ai 30.000 euro però, ha detto anche Biondi, va aggiunto che anche per l'edizione appena conclusa il festival ha avuto il sostegno della macchina comunale per tante cose. E per accedere ai fondi CIPE, si tratta degli altri 200.000 euro ancora disponibili come seconda tranche del filone B dei fondi Restart, presto uscirà un bando a cui il festival legittimamente, al pari di altri concorrenti, potrà partecipare, ha chiarito il primo cittadino, che non capisce i toni di De Ponte. De Ponte aveva dichiarato testualmente: le istituzioni locali ci sono state vicine con attenzione, anche se forse avevamo delle aspettative maggiori sull'accoglienza che il comune dell'Aquila è riuscito a garantire al di là dei servizi. Dal punto di vista del contributo intellettuale ed economico stiamo valutando se questa città nel suo insieme sia interessata ancora a continuare questa esperienza o se dobbiamo trasferirci da qualche altra parte. Noi speriamo di poter rimanere. E sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale Paolo Romano. Forse non tutti sanno che nel 58 si scelse Spoleto come sede del Festival dei Due Mondi e lo si fece per vari motivi: centro storico raccolto alle sue dimensioni, la presenza dei due teatri. Ancora meno persone sapranno che prima di Spoleto la scelta cadde sull'Aquila. Non so dire per quale ragione non se ne fece nulla, anche se viene facile ipotizzare una banale quanto micidiale mancanza di lungimiranza su quello che poi si rivelò il motivo principale che fece conoscere Spoleto in Italia e nel mondo. Ora l'Aquila, che perse negli anni 50 l'occasione di ospitare e far crescere il Festival dei Due Mondi nelle sue piazze, sta commettendo oggi lo stesso identico errore con il Festival della Partecipazione. Non posso credere che il sindaco Biondi, dice, dopo sole tre edizioni, voglia fare i conti della serva sulla produttività di un evento di respiro nazionale.